consigliere c'è ancora. Posso, per la, chiedo scusa, consigliere Poli, per la rinnovazione del consiglio, posso cominciare a chiederti di prenotare gli interventi, poi cominciamo a capire anche che tempi dovrebbero arrivare in questo. Buon pomeriggio al sindaco, al presidente, assessori, consiglieri e soprattutto al pubblico presente. Alla stampa che quest'anno la città ci sta aspettando da stamattina. Ci ritroviamo qui a riprendere i lavori di consiglio comunale che abbiamo fatto in 70 giorni. L'ultimo consiglio comunale l'abbiamo fatto il 31 dicembre. E in questi 70 giorni siamo stati spettatori di uno spettacolo politico che da alcuni facenti avete dato il ridicolo e l'indecorosità. Vedi il Consiglio Comunale annullato, un altro spettacolo dalla maggioranza. Le motivazioni da tutti in città, purtroppo ci stanno continue mobilitazioni del PD contro il sindaco e questa maggioranza. Denunciata anche da un manifesto pubblico e da una serie di documenti. Mi preme ricordare che una settimana prima del manifesto del PD, 5 consiglieri dei gruppi Nuova Città, il sottoscritto, Cattolico Civico con Moschio del Prete, Massimo Rocce del gruppo Misto, Rosario Esposito del gruppo PDL, abbiamo fatto affliggere mandati in cui denunciavamo l'immobilismo a causa delle problematiche interne alla maggioranza. Ci sono poi stati altri documenti, UDC, tutta l'opposizione e anche il PD hanno continuato a insistere su queste denunce. Onestamente queste problematiche le iniziano già a ottobre. Carissimo sindaco, come ben sai, dall'inizio di questa crisi e soprattutto dal 17-18 novembre con l'istituzione delle commissioni consigliari, i 10 consiglieri dell'opposizione, insieme ad altri 9 consiglieri della maggioranza, hanno lavorato, ripeto, là e un altro, fianco a fianco, con rispetto e spirito di collaborazione, 70-80 sedute di commissioni consigliari. Si è lavorato a piani d'asta, PUC, piano triennale e tante altre cose della commissione dei lavori pubblici detenute dal presidente Carucci. Si è lavorato e si sta lavorando alla problematica delle scuole, sulle valorie delle palestre, le lavorie delle biblioteche, della biblioteca, della maggioranza. Cortese sta lavorando sul bilancio, l'IMU e altre varie cose. Gli oggi c'è prima commissione, il sottoscritto con la commissione trasparente, non sono stati da meno e hanno dato un contributo importante ed iniziato a produrre qualcosa di positivo per la città. Tutto questo lavoro viene purtroppo vanificata da questa crisi da PD e maggioranza. 19 consiglieri da maggioranza e opposizione lavorano, producono e allo stesso modo rimangono bloccati da una crisi che nessuno fa le motivazioni. Voci di corridoio parlano solo di una richiesta di azzeramento della giunta ed in particolare si sa che tutti chiede questo azzeramento che non riconosce l'assessore di Vittorio Caetani. Per quello che mi riguarda, se stanno nendo, non voglio dire questa richiesta, ma io faccio parte dell'opposizione. Noi siamo spettatori nende, non possiamo fare niente, né tanto dell'opposizione. Si parla continuamente di un passaggio della fine della maggioranza di consiglieri dell'opposizione. Per quanto mi riguarda, io mi ritrovo seduto a questo onorevole cultura, perché 258 persone hanno voluto che mi rappresentassi. Fortunatamente mi sono ritrovato a fare consigliere dell'opposizione, ma mentalmente e operativamente io sto aspettando questo mandato, lavorando in modo da conseguire l'obiettivo di meritare sia l'ultimo voto di fiducia di questi 258 cittadini di Caserta. Su questo sindaco, tutti ci chiamano una certezza e noi per prima rafforziamo questa crisi e che c'è tutta una persona per te. Vedi sindaco, molte volte il peperismo che è l'unico è il sottoscritto di questo nel testimone e quindi chiedo a voce alta che tu prenda una posizione. Sinceramente non chiedo le condizioni, ora la tua
sembra e non cammina. E quindi le alternative sono tre. Una, crescita duratore, e quindi incertà produttiva. Due, crescita duratore, vieni in consiglio comunale con due volte sei, progetti importanti, utili allo sviluppo della città di Catania. Thank you.